poco affetto. Ucciso perché si era rivelato poco affidabile nella gestione dell'estorsione sul territorio di Catenanuova per conto del clan Cappello. Gli investigatori ritengono che possa essere inserita nel quadro di una faida interna alla criminalità organizzata operante nel centro dell'Ennese, la cosiddetta strage di Catenanuova, avvenuta il 15 luglio del 2008, quando a cadere sotto una raffica di colpi di Kalashnikov fu Salvatore Prestifilippo Cirimbolo, 47 anni, all'epoca dei fatti referente della famiglia catanese De Cappello sul territorio di Catenanuova. L'uomo aveva preso il posto in tale ruolo di Prospero Riccombeni, il quale non aveva suscitato grande fiducia ai capi del clan, tanto da essere rimasto vittima di un tentato omicidio nel febbraio del 2007. Ma la sostituzione tra Riccombeni e Prestifilippo si rivelò per il clan Cappello non molto fortunata, in quanto lo stesso Prestifilippo si rifiutò di sottomettersi ai catanesi e di corrispondere loro le somme derivanti dall'attività di estorsione in atto sul territorio di Catenanuova, pari a circa 30.000 euro annui. Per dare credito alla sua ribellione, il Prestifilippo cercò il sostegno diretto del capo del clan Cappello, Giovanni Colombrita, il quale venne informato dai fratelli Prestifilippo della loro decisione di non sottostare più alle direttive del clan, ed in particolare i Prestifilippo chiesero l'intervento di Colombrita contro Giovanni Pierosalvo ed il suo gruppo operante a Catenanuova. Ne seguì una situazione di tensione all'interno del clan Cappello che sfociò in una violenta rissa nel villaggio Sant'Agata a Catania, che venne pacificata grazie all'intervento di altri autorevoli esponenti del clan. Ma per Salvatore Prestifilippo Cirimbolo il suo tentativo di tradire i vertici De Cappello segnò la sua condanna a morte, che venne seguita a mezzanotte e un quarto di una caldissima notte d'estate, quando davanti al centrale Bar Grasso di Catenanuova due uomini fecero fuoco all'impazzata, uccidendo lo stesso Prestifilippo e ferendo altre 5 persone, di cui una in maniera grave. Oggi, a distanza di 4 anni dalla strage, i carabinieri di Enel e la procura di Caltanissetta sono riusciti ad assicurare alla giustizia i sicuri ideatori dell'omicidio, finiti in carcere nell'ambito dell'operazione denominata proprio strage di Catenanuova, cioè Giovanni Piero Salvo, catanese di 35 anni, e Filippo Passalacqua, di 32 anni, di Catenanuova. Sì, finalmente abbiamo fatto luce, devo dire anche abbastanza velocemente. È avvenuta 4 anni fa, il 15 luglio di 4 anni fa, ed è stato un episodio veramente di estrema gravità. Si parla di strage di Catenanuova proprio perché per l'efferatezza dell'azione stavano morendo altre 5 persone oltre a quella che era l'obiettivo, diciamo, dell'azione dei killer. Due killer in motore col casco cominciano a sparare all'impazzata davanti a un bar, al Bar Grasso di Catenanuova. Si trattava poi, si viene a scoprire da queste indagini, si trattava di una guerra che era scoppiata, in quanto che Prestifilippo Cirimbolo Salvatore, la vittima, aveva cercato di affrancarsi dal clan Cappello di Catania, che aveva messo le sue mani su Catenanuova. Appunto, tutto nasce da questo contrasto interno al clan Cappello. Sì, praticamente i proventi dell'estorsione non venivano restituiti al gruppo De Salvo, e allora c'è stato un primo tentativo, appunto, di nascondere queste cifre, di non farsi trovare, di non andare agli appuntamenti da parte dei Prestifilippo, che venivano cercati al telefono. E poi, quando hanno visto che naturalmente la loro forza non era adeguata a quella, appunto, De Salvo, decidono di rivolgersi a Colombrita Giovanni, che era capo storico della frangia, appunto, Cappello. E a seguito di questo fatto ne stava nascendo proprio una disputa all'interno del clan Cappello, perché i vertici del clan Cappello non sapevano di questa estorsione fatta a Catenanuova. Succede una rissa, persone si mettono di mezzo e lì poi si raggiunge un accordo, però da questo accordo, appunto, ne nasce la morte di Prestifilippo, perché ognuno si tiene le proprie estorsioni, sulla lite nessuno fa più nulla, e lì, proprio qualche mese dopo, avviene la strage. I soggetti arrestati quest'oggi, pensate, possano essere anche gli autori materiali dell'omicidio? Queste ancora ci sono delle indagini in corso, le stiamo valutando. Nell'ordinanza si parla di ideatore e organizzatore, si tratta di vertici, quindi loro sono capi, per cui, insomma, comunque ci sono delle indagini in corso, ecco.